Non è servito il quarto d'ora di ritardo sull'inizio delle partite dello scorso turno deciso dalla Lega Pro. Nella vecchia Serie C il clima è sempre più incandescente. La goccia che ha fatto traboccare il vaso arriva da Taranto. Giocatori aggrediti, prossima gara con la Paganese di domenica pomeriggio rinviata a data da destinarsi. Una vicenda che dipinge severamente il clima che si sta respirando nel torneo di terza serie, dove quest'anno si sono susseguiti atti teppistici nei confronti di dirigenti e calciatori delle varie squadre, girone A, girone B, ma soprattutto nel raggruppamento meridionale, dove si ricorderà che solo qualche mese fa i calciatori del Foggia, oggi in vetta alla classifica, furono oggetto di una pesantissima contestazione. Nell'ultimo periodo, episodi anche ad Ancona, Catanzaro e Matera. Stavolta si è superato il limite ed urge prendere provvedimenti seri, serissimi, al di là del rinvio di una gara deciso dallo stesso presidente della Lega Pro, Gabriele Gravina. Nessuna giustificazione per ciò che è avvenuto, siamo entrati in una spirale preoccupante. Non fermeremo il campionato perché non possiamo darla vinta a pochi facinorosi, ma spero di non dover intervenire mai più su questo tipo di argomenti, ha detto Gravina. A Taranto, quello di ieri è stato un pomeriggio nerissimo, tanto che molti giocatori hanno già chiesto di andar via. Bombe carta, lancio di uova, poi le minacce con mazze, addirittura con coltelli, l'aggressione poi con schiaffi e pugni ai giocatori. Un clima da guerriglia. Protagonisti una cinquantina di soggetti, pseudotifosi, molti di loro incappucciati, che hanno sfogato la propria rabbia nei confronti dei giocatori del Taranto, rei di aver perso le ultime partite ed essere piombati in zona playout. Anche l'allenatore Ciullo, che ha cercato di fare da paciere, è stato coinvolto nella rissa. Lunedì 27 marzo, riunione di Consiglio federale per decidere cosa fare. Il Taranto, in un comunicato, ha condannato fermamente le forme di violenza, esprimendo la propria vicinanza e solidarietà a tutti gli atleti, all'allenatore Ciullo, allo staff tecnico e ai dirigenti che erano per loro presenti. Noi condanniamo questa espressione di dissenso rispetto alle prestazioni agonistiche della squadra attraverso la violenza. Non è attraverso la violenza di nessun genere, in nessun modo, in nessun campo della vita che si possono far valere ragioni o considerazioni. Io credo che bisogna ricondurre, ma non solo a Taranto, un po' in tutta Italia, gli episodi recenti analoghi a Catanzaro, Messina, Matera l'anno scorso, a Foggia, debbano in qualche modo far riconsiderare quello che è poi l'approccio allo sport.